Un caloroso benvenuto in questa serata umida. Come annunciato dalle previsioni, la pioggia purtroppo non accenna a diminuire. Tuttavia, le condizioni climatiche non appaiono proibitive e una volta sbrigate le formalità di rito, le due squadre faranno regolarmente il loro ingresso in campo. Chi sembra aver incontrato qualche difficoltà, invece, sono i tanti sostenitori presenti allo stadio stasera. Si prestano a prendere posto in realtà solo in questo momento. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. La partita è già cominciata. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Chicharito Hernandez. Ha un grande fiuto del gol. È un autentico opportunista d'area di rigore. Guai a lasciargli i palloni vaganti, perché non perdona. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Nasri. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Antonio! Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Nasri. Cerca un compagno. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. E il difensore respinge. C'è Javier Hernandez. Javier Hernandez non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. L'appoggia sulla fascia. Cerca spazio. Tocco preciso. Cercano l'azione veloce. Balwas. Lungo passaggio in avanti. Felipe Anderson vuole la profondità. Hanno già riconquistato palla. Niente gol né da una parte né dall'altra. Anderson. Partito! Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E trova bene il compagno. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Nasri con il cross. Evita ogni pericolo per il momento. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Cross in arrivo. Spazza via. Cerca di lanciare il compagno. Antonio! È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Sigtorsson riceve la palla. Tenta la conclusione. Si iscrive al tabellino dei marcatori. E segnano il primo gol dell'incontro. La porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Il Nan segna il gol che sblocca la gara.
Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Decide di sfruttare la fascia. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Anderson cerca un compagno. Si libera la grande. Incornata! Il sacco alle spalle del portiere. Il West Ham ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Se ne va. Cerca il secondo palo. Nessuno arriva sul cross. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Adrian riesce ad allontanare. Può tentare la conclusione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. È posizione irregolare però. Tentativo verso la porta. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Cerca spazio. L'appoggio sulla fascia. Cross verso il centro. Prova a sfondare centralmente. Chance per tirare. Prova la giocata nello spazio. Occhio, ci riprova. Sicuro qui l'intervento del portiere. Prova il filtrante. C'è Javier Hernandez. Qui cercherà il tiro. E c'è la rete. E adesso possono tornare a controllare il match. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. E passano in vantaggio. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Pallone in aria. Felipe Anderson. Una scivolata efficace. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Sulla fascia, è libero. Colpisce il pallone. La mette in rete. Hanno saputo reagire, hanno trovato il pari. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa.
nuovamente in parità. Non mollano mai. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Mette la palla dentro. Errore qui, pallone sprecato. Pedro Bianco. Pallone lungo, in verticale. E il portiere la fa sua. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il West Ham ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo, al pari dell'attacco avversario per la verità. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo e c'è parità, ma c'è anche grande divertimento. L'arbitro dà il via al secondo tempo. Intervento deciso, tocca il pallone. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. La butta via e fa respirare la difesa. Boschilia. Palla riconquistata immediatamente. Va a prolungare in avanti. Prova la giocata nello spazio. Cerca un compagno. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ecco un'occasione di contropiede. Boschilia cerca spazio. Allontana il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. E passa! Il Nan non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo frangente. Ci mette una pezza. C'è il colpo di testa! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vuole la profondità. Javier Hernandez libera tempestivamente.
Hernán non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. E sbaglia completamente il suggerimento. Lucas Pérez. Occasione per il contropiede. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Prova il filtrante, vede l'inserimento del compagno. C'è spazio per calciare, Lucas Pérez, e c'è il gol. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Sigtorsson. Si libera la grande. Vediamo se crossa. Pallone verso il palo più lontano. Cerca il tiro. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Opportunità di ripartire. Continua ad avanzare verso l'area. Se ne va. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Ha
trappola del fuorigioco. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma è nelle sue caratteristiche provare questi inserimenti. Arnautovic è un autentico animale d'area di rigore. Continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Trova il compagno in ottima posizione. Un altro fuorigioco segnalato da guardalinea. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Ci mette una pezza. Cerca un compagno. Da lì può segnare. E passa. Ecco il tiro. Cross attraversa l'area senza esito. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Si libera la grande. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Riceve in ottima posizione. Ottima difesa, doveva essere fermato. È in posizione per il cross. Bel gesto tecnico. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Prova la giocata nello spazio. Allontana il pallone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ottima discesa sulla destra, tentativo di allungare il gioco. Libera tempestivamente. Paloise. Può concludere. Spazza. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Niente di fatto, azione interrotta. Ecco che parte il cross. Prova il filtrante. È buona, si gioca, guadagna metri. Attenzione, occhio alla la toglie dalla porta. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Intervento strepitoso. Subire un gol avrebbe reso difficilissima la situazione.
smanaccia, via via il pallone. Evita ogni pericolo per il momento. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cerca un compagno, cerca spazio. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. E trova il compagno. Prova la giocata nello spazio. Antonio! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Da lì può concludere. Può segnare da lì. E così. E il portiere dice di no. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Peccato un offside da guardaline. Prova il filtrante. E no, niente, è finito fuori gioco. Traversone in arrivo. Calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. Il West Ham ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Ancora una possibilità con questa punizione. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Ecco la respinta del portiere. Vuole la profondità. Prova la giocata di misura. Qui può partire il contropiede. Se ne va. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Bella apertura. Pronto al tiro. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Luca, ti aspettavi una rimonta così? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare.